Ieri difensore da oltre 500 presenze tra i professionisti, oggi consulente di mercato, Giuseppe Abruzzese gioca ai microfoni di Telesveva in anticipo il prossimo campionato di C, parte dalla Fidelisandria, dove è nato e cresciuto. Da andriese sono contentissimo, la società l'anno scorso ha fatto un campionato direi importantissimo, ha fatto grandi sacrifici quest'anno per dare la possibilità alla piazza di vedere un campionato di Lega Pro professionistico, si sta muovendo molto bene. Alessandro Degli Esposti è una persona in gamba. Alla prima ufficiale la squadra di Panarelli ha superato in trasferta il Bari in Coppa Italia. Per Abruzzese quella di Mignani sarà però tra le protagoniste del prossimo girone C. È chiaro che il Bari farà un campionato da protagonista per il blasone della città, per il blasone della società, per la qualità dei giocatori, del mister, quindi sicuramente sarà una squadra che giocherà per lottare, per competere, per vincere il campionato. Fari puntati poi sul gruppo H di Serie D, campionato che ha salutato Taranto, Picerno e Andria, ma mantiene un fascino immutato. Tante squadre hanno lavorato bene, perché il girone H è un girone difficile, competitivo, dove tante squadre provano a fare dei campionati, a provare a vincere. È chiaro che il Bitonto come squadra pugliese, insieme al Cerignola, hanno fatto un mercato importante per ambire a fare il salto di qualità. Tra i calciatori seguiti da Abruzzese c'è anche Antonio De Cristofaro, centrocampista classe 2000, autore di 8 reti l'anno scorso con il Cerignola, ma al centro di un piccolo giallo estivo. L'Audace ne aveva comunicato la conferma, ma il Picerno, qualche giorno dopo, ne ha annunciato l'arrivo. Abruzzese spiega come sono andati i fatti. Le due parti avevano trovato un punto d'incontro dove, vista la stagione positiva fatta l'anno precedente, il ragazzo gli veniva data la possibilità di andare in Lega Pro. Questo è stato fatto, il ragazzo parlava con tante realtà di Lega Pro che volevano usufruire delle sue prestazioni. Poi, dopo che c'è stato il passaggio, siamo rimasti un po' sconcertati da questo posto. Però ecco, ognuno ha un suo modo di fare.